Beh, è scorretta, l'ha detto lei. È scorretta di per sé. Cioè, crea. Allora, bisogna parlare quando ci sono studi scientifici che avvalorano l'ipotesi che uno ha fatto o che dicano quello che sta succedendo. Io non ho visto studi ad hoc, studi fatti precisi, che dicano dell'evento trombotico dovuto al vaccino o dell'evento trombotico non dovuto al vaccino. Quindi a cosa ci dobbiamo affidare? Alle agenzie regolatorie che hanno i protocolli e che ci dicono, guardate, sono quelle che fanno il bugiardino dei Certo. farmaci. Allora, guardate, questo funziona così e le controindicazioni sono queste. Se l'EMA non si prende la responsabilità e la demanda agli Stati membri e quindi all'AIFA, eccetera, eccetera, già questo mi disorienta. Poi l'AIFA, poverina, anche lei ha i suoi protocolli, deve prendere una decisione, non ci sono studi, ma insomma, quello che noi sappiamo è che ci dobbiamo vaccinare, quello che noi sappiamo è che abbiamo tantissime persone che vanno incontro al decesso e l'Istituto di Sanità ci dice che la mediana dell'età è ancora intorno agli 81-83 anni. Siamo in questa fase, quindi le persone che decedono sono le persone anziane. Se noi non aumentiamo Non ne la possiamo vaccinazione uscire. dai 70 anni in poi, e noi continueremo a vedere una mortalità sempre alta. Quindi Ricordiamo dobbiamo ieri evitare. 627 persone morte per Covid. Professor Ciccozzi, è sempre un piacere averla ospite nostro. L'aspetto presto. Saluto e ringrazio anche Grazie, grazie David a voi. Parenzo. E noi Grazie. andiamo qualche minuto in pubblicità. Arriviamo. Mi è passato davanti alla telecamera. Cioè, Scusami è cara, fatto così. metto la mascherina però.